è giunto ieri questo ordine del giorno che è stato già approvato dal comune di Rummona circa il punto nascita dello sport di Rummona. Il motivo del contendere è il piano sanitario nazionale che prevede riguardo alla legge 38 la riorganizzazione delle unità operative pediatrico-ginecologiche che fissa praticamente a 1000 nascite annue il parametro standard a cui tendere per mantenere i servizi in termini di qualità e quantità dell'erogato. Il subcommissario Baraldi ha recepito questa indicazione del piano sanitario nazionale e ha previsto per la regione Abruzzo solo 7 punti nascita, chiudendo entro il 2012 Sulmona, Sant'Omero, Cortona, Penne ed Atri, avendo già chiuso Popoli, Castel di Sangro, Guardia Greve, Casoli e altri ospedali della zona. L'ordine del giorno fa riferimento alla possibilità che alle regioni di andare in deroga alle linee guida della conferenza Stato-Regione, l'allegato 1A, che recita testualmente che gli ospedali che assicurino un numero di parti inferiore a 1000 o comunque superiore a 500 possono essere mantenuti in essere sulla base di alcuni criteri relativi all'area geografica. Noi abbiamo arricchito un po' l'ordine del giorno con un paio di passaggi così del tutto formali, considerato che tale chiusura porterebbe per Sulmona la perdita del diritto di salute e la sicurezza dei gestanti e dei nascituri di un territorio abbastanza vasto, perché a questo punto l'ospedale di Sulmona oggi serve tutta l'Alta Val Pescara, il centro Abruzzo, quindi la Valle Venigna, l'Alta Val del Sangro fino praticamente a Scarno. Il punto chiave è che il Piano Sanitario Nazionale 2011-2013 prevede e riconosce alle regioni l'autonomia di delineare la migliore organizzazione dei servizi in relazione alle esigenze della popolazione, alla specificità del territorio e alle risorse della collettività. Quindi viene da sé che in un contesto così particolare come quello della Valle Venigna, vista la chiusura dell'ospedale del punto nascita del Popolo e del punto nascita di Castel di Sangro, il punto nascita di Sulmona evidentemente rappresenta un baluardo, insomma, diciamo, a difesa di questa diritto alla salute che dobbiamo a tutti i cittadini. E poi va da sé un concetto che io sto vivendo come operatore dell'ospedale di Popoli, che la chiusura di un punto nascita, l'ostetricia, porta poi parallelamente al depauperamento della ginecologia, alla chiusura della pediatria e quindi anche la struttura dell'ospedale, l'ospedale di Sulmona in questo caso, che ovviamente è l'ospedale di riferimento per il nostro territorio, verrebbe notevolmente penalizzata, perché si crea un trend negativo che coinvolge ed è un dato di fatto parallelamente tutti gli altri servizi dell'ospedale. E quindi con questo ordine del giorno il Consiglio Comunale di Pratola impegna il sindaco a intervenire con tempestività nei confronti della Giunta regionale, del commissario della sanità, il presidente Chiodi, affinché deliberino la necessaria deroga ai parametri numerici di area definita a livello nazionale per mantenere operativo il punto nascita dell'ospedale di Sulmona. Un inciso, abbiamo parlato di chiusura di fabbriche, abbiamo parlato di chiusura di tribunali e questo probabilmente è un altro passaggio che comunque documenta, diciamo, la crisi che non è solo evidentemente economica ma anche sociale e culturale della nostra zona. La riduzione dei numeri di parto è evidentemente legata anche a una crisi demografica, poi tenuto conto che mi sono informato in percentuale la numerosità dei parti delle gravidanze e delle donne extracomunitarie sta diventando preponderante, cioè poche donne della Valle Venigna partoriscono all'ospedale di Sulmona e questo è anche un aspetto che bisogna analizzare in maniera attenta e profonda per riportare insomma questo ospedale al centro della nostra attenzione. Comunque, diciamo, l'ordine del giorno mi sembra abbastanza condivisibile e quindi chiedo che il Consiglio Comunale a maggioranza si esprima a favore dell'ordine del giorno. Sono battaglie che devono vedere la presenza di tutti con un impegno massimo. L'unica cosa che bisognerebbe non fare è sconfinare nella demagogia. Massimo, che è un operatore sanitario,
che la quantità fa la qualità. Purtroppo questo, cioè, perché il dato numerico va visto in, in quest'ottica, è solo questo la ratio del dato numerico, non è che la ratio del dato numerico deve essere vista in funzione di uno sfoltimento tu cura. La quantità fa la qualità, più parti si fanno e più sono sicuri. Può sembrare paradossale all'orecchio del profano, ma questo è un dato inequivocabile. D'altra parte dobbiamo anche vedere che noi non possiamo andare incontro a una spoliazione sistematica di servizi che sono di straordinaria utilità pubblica e che rischiano di mettere a repentaglio alcune situazioni che sono situazioni di crisi. Mi piace rammentare, visto che citavi gli extracomunitari, che l'unica persona che è nata a Prato negli ultimi 20 anni era figlia di un extracomunitario che di fatto ha partorito a casa, ma non ci fosse stato il punto nascita di sul mondo non avrebbe avuto modo di avere un'assistenza immediata, perché è stata trasportata la mamma e la bambina al 118 attraverso l'ambulanza, con l'ambulanza del 118 proprio al punto nascita di sul mondo. Mi piace lamentare anche questo dato. Il dato numerico poi ovviamente non può scadere fino al punto di creare delle situazioni di pericolo. Questa zona è quella che è una zona che vive un disagio oltre che socio-economico anche di tipo geografico, per cui ci tagliano sistematicamente tutto perché non abbiamo i numeri per reggere determinati servizi, e questo insomma ha un limite di tolleranza che non può essere superato. Quindi assolutamente d'accordo. D'altra parte il documento è un documento condiviso, quindi annuncio il voto favorevole della parte. Consigliere, voto favorevole anche da parte mia, non peraltro perché questo tipo di battaglie poi simboleggiano un po' la strada che dovrebbe essere intrapresa da tutti i consigli comunali e da tutti noi singolarmente, anche al di fuori del consiglio comunale, perché è vero che lo Stato italiano, la Valle Peligna, si trova in una situazione, una congiuntura di grave crisi, però mi spaventa anche pensare che la riduzione sistematica della spesa pubblica possa essere fatta alla luce soltanto sulla base di numeri che poi sono freddi se rimangono sulla carta. Dobbiamo pensare che una cosa è tagliare lo spreco, e ben venga il taglio di ogni spreco che si fa da parte dello Stato nei confronti della spesa pubblica. Altra cosa sono tagliare dei diritti fondamentali, come possono essere il diritto che ha una madre di vedersi tutelata, perché qua stiamo parlando di tutela, e del nascituro di vedersi tutelata in un momento che può essere di grande difficoltà. Io non sono esperto con i colleghi medici, però da possibile genitore mi verrebbe l'ansia soltanto a pensare di dover prendere una moglie portata da Vezzano all'Aula già con l'ansia che un parto comporta. La stessa cosa significa tagliare i diritti di difesa del cittadino, tagliando il tribunale, cioè sono cose che devono far riflettere tutti quanti. Ben venga un ragionamento anche che può essere un ragionamento nostro, degli enti locali nostri comuni, per vedere quali possono essere le spese superflue che devono essere tagliate in un momento di grave crisi. Altra cosa è la garanzia dei diritti che sono fondamentali, che sono garantiti dalla Carta Costituzionale. Quindi questa battaglia è altre mille, ma non dobbiamo fermarci qua, dobbiamo cercare di creare una coscienza civile nei confronti del cittadino che riesca a capire dove è lo spreco e dove invece può essere un diritto fondamentale. La necessità e la volontà, l'esigenza di raccogliere questa istanza è venuta da un comitato, appunto, ha avuto nascita in varie istituzioni molto è un altro capitolo in cui il territorio, di un altro capitolo che stava in cui il territorio reclama unità, e in questo caso l'abbiamo dimostrata allora la prima volta. Quindi ringrazio tutti a nome personale. Ho una votazione dell'ordine del giorno, astenuti, favorevoli. Benissimo. Grazie.